metà ottobre, la stagione di polo 2011 ormai agli sgoccioli, ma a Viareggio tutto è ancora in full swing. Infatti sta per incominciare la terza edizione della Viareggio Beach Polo Cup. Siamo qui a Viareggio per la terza edizione della Polo Beach Cup 2011. È un'edizione che dovrebbe partire oggi, una giornata un po' particolare. Ci sono quattro squadre di grandissimi appassionati, una squadra di tedeschi. Domenica ci sarà il debutto di due squadre junior, tra cui una squadra solo femminile. Mi dicono che sono dei ragazzini molto 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 promettenti, vengono da Roma Polo Club. Adesso la Fisia sta sviluppando a livello giovanile il polo, adesso vediamo, si divertiranno tantissimo. Visto il campo è molto bello, però ripeto, oggi è leggermente difficile, vedremo. Ho già visto ieri nelle battute di allenamento, si trovavano bene, soprattutto i giocatori tedeschi. È una cosa, anch'io sono venuto per curiosità a seguire. Io di solito seguo il polo sull'erba, il polo tradizionale, però è un qualcosa di nuovo, di diverso. Quello che io asserisco sempre è un valore aggiunto che un luogo di villeggiatura elitario, diciamo così, offre alla propria clientela, un qualcosa di diverso, anche chi non. Per esempio, come oggi che il tempo è un po' valorito, può vedere e seguire la partita di polo come capita in altre località, come capita sulla neve a Cortina, St. Moritz o a Livigno, ecco, o a Courmayeur. È un qualcosa in più, qualcosa di diverso, di simpatico. Vedremo. Sono convinto che i giocatori che partecipano a questo torneo solitamente hanno partecipato anche a tutti gli altri tornei sulla sabbia, mi dicono che è molto bello, spettacolare. Siamo qua in attesa di seguire, di partecipare anche noi con la nostra presenza. La terza edizione della Viareggio Beach Polo Cup viene inaugurata con una conferenza stampa seguita da un aperitivo inaugurale. La Viareggio Beach Polo Club, seppur solo alla sua terza edizione, sta diventando ogni anno un titolo più ambito da giocatori nazionali ed internazionali. Tante particolarità di questo torneo, che infatti prevede tre giorni di emozioni in campo e fuori, c'è il fatto che si gioca sulla spiaggia. L'arena polo è una forma di polo che sta prendendo piede in Europa e nel mondo per la sua accessibilità sia per i giocatori che per il pubblico. Buonasera, siamo alla terza edizione del Polo Beach Cup di Viareggio e in questo momento stiamo aspettando gli ospiti per la cena di gala del venerdì. E io sono chiaramente molto felice di tutta questa organizzazione che almeno per il momento, salvo inconvenienti, sta andando tutto al meglio. Quest'anno abbiamo le squadre internazionali, squadre che vengono dalla Svizzera, dall'Inghilterra, dal Roma Polo Club. Ci sono degli ottimi giocatori, quindi devo dire che questa terza edizione vede il torneo crescere anche da un punto di vista qualitativo. Oggi abbiamo avuto un po' di vento che ha un po', diciamo così, rallentato le partite, comunque contiamo di rifarci domani, visto che il tempo sarà migliore. E che dire, vinca il migliore e siamo tutti nelle mani dell'arbitro, che è il nostro Federico Martelli, arbitro internazionale della Federación Argentina de Polo. E niente, speriamo che tutto vada per il meglio.
siamo giunti alla terza edizione ormai di questo torneo di polo, nato quasi per scherzo 3 anni fa e ormai è diventato quasi un appuntamento fisso per la città di Viareggio. Tra l'altro domani, le partite domani saranno, il tempo sarà bellissimo, per cui tutte quelle che non siamo riuscite a fare oggi lo faremo domani. E queste sono quelle manifestazioni che servono per il turismo, servono per una città, servono a portare un turismo di qualità. Il polo si dice che è uno sport da re, però in realtà il re qui sono poi gli spettatori che vedono questo sport così bello e così affascinante. Per cui niente, questa ripete la terza edizione, speriamo ci sia la quarta, la quinta, la sesta e che diventi veramente un appuntamento fisso per questa città. Io sono qua in Italia da quasi 10 anni facendo l'arbitraggio in tutti i tornei che fanno 2 o 3 organizzazioni che hanno qua in Italia. Faccio sulla neve, sulla erba e adesso sulla sabbia. Questo torneo è un torneo veramente organizzato in una maniera fantastica, perché lo sta organizzando solo una persona e ha sistemato tutto per giocare un bel torneo. Oggi abbiamo avuto poca fortuna perché il mare non ha giocato una mala cosa, però magari domani possiamo giocare e finire la gara bene. Per noi argentini essere così vicini a voi italiani in un campionato di polo come quello che viene da oggi fino a domenica è qualcosa di molto speciale, siamo molto contenti. Io sono socio del Roma Polo Club, ho tanti amici nel Roma Polo Club, e quindi per me è un piacere essere così. Patrizia cara, prendi posto per noi. Bene, siamo qui parlando un po' di polo, parlando un po' di questo campionato, siamo molto contenti e entusiasta per quello che viene. Grazie, io sono molto contenta che siate qui, è veramente un valore aggiunto alla manifestazione e poi rappresentate un paese che chiaramente è il polo e quindi naturalmente io spero che tutto vada per il meglio e che tutti soprattutto ci possiamo divertire, assistere a delle belle partite e praticamente stare insieme ad amici, perché poi in realtà questo è lo spirito, no? Sarà così, eh? Sarà così sensato, sarà così. Sono nelle tue mani per l'asado. No, quello sarà okay. domani sera. Domani sera e quindi tutto ok. Ci pensiamo noi a fare l'asado. Domani facciamo l'asado, sì. Ci mettiamo proprio col cappellino da cuochi. E facciamo, prepariamo noi carne alla brace domani come se piovesse, anzi oggi come se piovesse, domani com'è bel tempo, eh? Asadore certamente, certo. E faremo domani ci sarà la famosa canzone Asado mio. Tante volte. Un successo. Sicuramente oggi ci ritroviamo qua a Viareggio per un altro appuntamento importante del Polo Nazionale, qua a Viareggio, che peraltro è la mia città, quindi sono particolarmente felice di ospitare un torneo importante, un torneo sulla sabbia, particolare, che è già la sua terza edizione, ha già vissuto 2 annate di successo, quest'anno credo che mi sembra di capire che i numeri sono comunque in crescita. La cosa importante è che il polo qua a Viareggio significa ancora più comunicazione, più possibilità di comunicare questo sport importante che appunto è in crescita, è sempre di maggior appeal nel nostro paese e la federazione è ovviamente molto contenta in questo senso, perché noi stiamo puntando molto anche su questa disciplina, abbiamo un dipartimento agguerrito che sta lavorando, che sta creando nuovi numeri, nuove basi e quindi niente, sicuramente un momento di grande sport e di grande passione per tutti. Che ha obbligato all'interruzione delle partite il giorno precedente,
il secondo giorno si è placato. Sotto un sole splendente, infatti, il tutto ha inizio con la sfilata delle carrozze dei giocatori per le strade di Viareggio. Si arriva così al momento tanto atteso delle partite. In campo, Versiledile contro Esplanade e Rogasca contro Principi di Piemonte. La prima partita si conclude 6-4 a favore di Versiledile. Vincitore del secondo match è invece Rogasca, che ha la meglio su Principi di Piemonte per 6-1.
E perché il polo in realtà è tradizione argentina, la sera un asado, la classica grigliata che tutti i giocatori di polo ben conoscono. Arriva poi il momento della simulazione SAR da elicottero della Capitaneria di Porto, con recupero uomo a mare, e delle prove di avvicinamento dei cani da salvamento a cura dell'unità cinofila di Genova della Protezione Civile. È una mattinata ricca quella che porta al momento tanto atteso, quello delle finali. A dare il via ai giochi, in quest'ultima giornata della terza edizione della Viareggio Beach Polo Cup, sono le gare per il terzo e quarto posto. In campo, l'Hotel Principe contro Esplanade. Una gara combattuta e corretta, come sempre è nel mondo del polo. Una gara però che viene vinta per netto vantaggio di Esplanade, che infatti ha la meglio per 9-1.5. Sotto l'occhio attento ed emozionato del pubblico, scendono in campo le due squadre. Rogasca e Versiledile, questi due team che in questa giornata d'ottobre 2011 si battono per il titolo. Il polo è uno sport rapido, uno sport intenso, uno sport nel quale una piccola distrazione di qualche secondo può costare un gol. E proprio questo accade al team Versiledile, che nonostante una performance di tutto rispetto, non riesce a tener testa agli avversari. Quando suona la campana che marca la fine del quarto chakra di questa finale della terza edizione della Viareggio Beach Polo Cup, il risultato è 9-2 per Rogasca. Come in tutti gli sport, c'è sempre un vincitore e c'è sempre un vinto. Ma qua a Viareggio, l'importante realmente non è solo la vittoria, ma è la partecipazione a un evento che ha lasciato veramente tutti col sorriso sulla bocca. Cala così il sipario su questa terza edizione del torneo che per 3 giorni ad ottobre, ormai da 3 anni appunto, porta sulle strade e sulle spiagge di Viareggio l'emozione del polo e le sensazioni dell'Argentina. Bel torneo, eh? Sì, terzo e quarto, poi non c'è male. Io in 3 anni ho mosso la classifica, da quarto a terzo. Io peccato non hanno previsto anche un quinto posto, se no sei riuscito a prendere anche quello. E io sarei stato in squadra con te. Grandi, grandi, dei giocatori grandi, non dei grandi giocatori, dei giocatori grandi, grandi. Ormai abbiamo l'età. Grande soddisfazione di giocatori, di pubblico, di organizzatori e di sponsor. E tutti si danno appuntamento all'anno prossimo per la quarta edizione, quella che indubbiamente sarà di nuovo una gran festa. Conclusione con il sole, tutti i giocatori sono stati fantastici, come sempre ci mettono il cuore ed è questa la cosa che conta,
e cominciamo a pensare al prossimo torneo per il prossimo ottobre 2012, ma tra una settimana, perché siamo tutti stanchissimi. Grazie a tutti, ci vediamo alla quarta edizione del Polo Beach Cup a Viareggio sulla spiaggia con il sole ovviamente, e grazie ancora a tutti, grazie.